Buonasera e ben ritrovati a Shining, non solo cinema, con me ovviamente il padrone di casa, Dario Vassallo. Dario, ti avevo abbandonato per una puntata, ti sono mancata. Senza cuore proprio, io qui tutto solo a fare Che la persona trasmissione, crudele. veramente, una persona veramente crudele. Però hai sentito la mia mancanza qui. Eh beh, certo, se mi voltavo non c'era nessuno. Partiamo intanto ricordando ovviamente i nostri canali, come seguirci, quindi il nostro sito newsignal.it. Facebook, Instagram, New Signal TV, Twitch TV, New Signal TV, ma anche i canali social per interagire con noi, quindi il nostro numero di WhatsApp 379-149-2991 e la mail info@newsignal.it. Da cosa Però. partiamo, Dario? Ma partiamo direi da un film che, come era prevedibile, sta avendo un grandissimo successo. È uscito la settimana scorsa al primo posto nel box office italiano ed è Greenland, quello che in termini tecnici si definisce un disaster movie. Il regista per la verità non è molto noto, Eric Robin Ward, che è, oltre ad essere regista e produttore, ma ed è anche uno ex stuntman. Perché il padre era un Fred Vaughn, è stato un leggendario stunt del cinema. Non ha girato molti film Vaughn, e questo è il sesto. Un paio hanno avuto successo, come per esempio Snitch, l'infiltrato nel 2013, ma soprattutto il terzo film della serie Attacco al Potere, Angel Has Fallen, che vedeva tra gli interpreti accanto a Morgan Freeman proprio Gerard Butler, che è interprete anche di questo film e che tra l'altro sarà interprete anche del prossimo film di Vaughn che sta girando proprio in questo momento a Kandahar, che uscirà il prossimo anno. Quindi disaster movie perché? Perché un asteroide sta per passare molto vicino alla Terra, tanto anche di essere visibile ad occhio nudo, e durante il passaggio la cometa si frantuma in mille pezzi, con conseguenze catastrofiche sulla superficie dell'intero pianeta. Diverse città di tutto il mondo sono rase al suolo e vengono destabilizzati interi paesi, sia dal punto di vista politico, sociale, e da quello anche economico. In questo clima di panico e confusione, il protagonista dovrà portare in salvo l'ex moglie e il figlio in un viaggio che ovviamente sarà pieno di insidie. La loro ultima possibilità è un volo disperato verso un possibile rifugio sicuro. Andiamo quindi a vedere la clip di questo film. Ora si schiantò nel nord della Siberia. Guarda che roba! È fantastico, Le prime immagini Wow, sono guardate che spettacolari. meraviglia! Ci arrivano in diretta. Incredibile! Si 9, tratta del frammento che sta 8, entrando nella bassa 7, atmosfera. 6, Cinque, 4, 3, 2, 1. 1. Per l'impatto. Scusate, dov'è l'esplosione? È una roccia, le rocce mica esplodono. Sì, vai a dirlo ai Stiamo dinosauri. ancora aspettando le immagini dell'impatto che dovrebbe avvenire nell'Oceano Atlantico. Le Cos'è? immagini precedenti mostravano il. È stata l'onda d'urto. Che il frammento ha colpito lo stato della Florida, la Florida centrale. Dicono che l'epicentro dell'impatto sia appena fuori Tampa e che si estenda fino a Orlando. E questo frammento, che gli scienziati stimano fosse della grandezza di uno stadio di football, ha generato un'onda d'urto che si è sentita fino a 2.400 km di distanza. Vi devo avvisare, non ci sono parole per ciò che stiamo per mostrarvi. Sono immagini davvero, davvero scioccanti. Ci giungono dall'elicottero di un emittente locale di Tampa e anche da un satellite meteorologico. L'impatto dovrebbe essere imminente ormai. Accidenti. Porca! Porca, non salvi!
Dario, disaster movie ma anche disaster recensioni, almeno quello che hanno detto a me molti amici è che è un film che dura comunque 2 ore, quindi anche un film impegnativo di durata, ma che si potrebbe riassumere in meno di 20 minuti. Sì, è un po' quello che è un po' il limite di questi film, noi li presentiamo lo stesso perché ovviamente sono film che attirano il pubblico e quindi li informiamo sul tipo di film che è, su cosa raccontano e tutto, ma certamente è un film, diciamo così, che non è, tra virgolette, ispirato. Ci sono stati altri film in passato che hanno usato i vari disastri per approfondire magari determinate tematiche, mi ricordo The Day After Tomorrow, per esempio, che è uno di questi. Questo rimane nell'ambito di un semplice intrattenimento hollywoodiano che però, come detto prima, insomma, sta andando molto bene al primo posto nel box office italiano. Cambiamo invece completamente genere, ritorniamo in Italia, ritorniamo anche ad un'iniziativa che si sta svolgendo a Genova, la Sala Sivori, ogni lunedì e giovedì fino alla fine del mese si possono rivedere dei film del passato, e quindi si chiama Il Cinema Ritrovato questa iniziativa, questa rassegna, e partiamo proprio dal primo film che ci propongono, Caro Diario di Nanni Moretti. Sì, Caro Diario è un film che vinse primo per la regia al Festival di Cannes. A proposito di Cannes, ricordiamo che Moretti è l'ultimo regista italiano ad aver vinto la Palma d'Oro nel 2001 con La stanza del figlio, uno dei più importanti registi della sua del contemporaneo e forse l'unico della sua generazione che è in grado di fare film quando vuole, come vuole, col metodo che vuole, senza minimamente sottostare alle leggi del mercato. Un regista certamente politico, ma anche un regista in qualche modo anche abbastanza intimista, e tra l'altro dal punto di vista dell'uso della macchina da presa un regista molto essenziale. E ha cominciato, come sappiamo, fin da giovane all'alimentare la sua passione per il cinema. Tra l'altro da giovane era anche un ottimo giocatore di pallanuoto, ha militato anche nella nazionale giovanile del nostro paese. Poi nel 76 lui vende la collezione di francobolli per comprare una Super 8, e con questa Super 8 gira il film che lo ha fatto conoscere, che poi venne gonfiato a 16 mm, Io sono un autarchico, nel quale per la prima volta si vede il personaggio che lui porterà avanti in parecchi film, quello di Michela Picella, prende da prestito il cognome della madre, che si chiama Agata la Picella, perché sostanzialmente, pur rinnovandosi continuamente, nel mutare delle circostanze, il suo resta un cinema molto, molto autobiografico. Nel 78 il film che lo impone definitivamente è Cebombo, diventato un film di culto in cui, con ironia, con affetto, mostrava un pochettino quelli che erano gli aspetti più grotteschi della sua generazione, dopodiché tanti altri film, nel cominciare da Sogni d'Oro, che vinse a Venezia il premio speciale della giuria, poi Bianca, La messa è finita, Orso d'argento a Berlino, forse per me il suo miglior film assieme alla stanza della stanza del figlio, e più recentemente Abemus Papam e Mia madre. Tra l'altro si dice che avrebbe già pronto un film che però non fa uscire. Le voci di corridoio dicono che doveva essere presentato a Cannes, non so se sia così. Qualcuno dice che aspetta proprio il prossimo Festival di Cannes, ammesso che si svolga vista la situazione, perché lui è molto amato in Francia. Staremo a vedere. Un'ultima curiosità su Nanni Moretti: Moretti ha una casa di produzione che si chiama Sucker Film, dal nome del dolce di cui è golosissimo. C'è una famosissima scena di Bianca dove si parla appunto della Sucker Torte, e gestisce anche una sala cinematografica a Roma che, guarda caso, si chiama Nuovo Sucker. Hai parlato prima di Michele Apicella. Nanni Moretti invece in Caro Diario abbandona questo alter ego per portare sullo schermo se stesso senza filtri, dalle gite in Vespa nella Roma agostana deserta fino alla malattia che lo ha colpito, un linfoma diagnosticato solamente dopo una serie di pareri discordanti. Il film è diviso in 3 capitoli autonomi e complementari, in Vespa, Isole e Medici, ed è un'autobiografia dove le ossessioni personali del regista si fondono con quelle di un intero paese incapace di ricordare e di capire. Un film spesso molto divertente, ricco anche di tormentoni morettiani, ma capace anche di momenti di autentica commozione, come ad esempio una lunga scena del pellegrinaggio che stiamo appunto anche vedendo verso il luogo dove morì Pierpaolo Pasolini. Io, Dario, ti confesso una cosa,
sono un po' insolita come trentenne perché io adoro i film di Nanni Moretti e solitamente i miei coetanei invece non lo apprezzano tanto, però per me è proprio caro diario. Intanto avevo 5 anni quando è uscito e mi ricordo di averlo visto in famiglia anche, quindi c'è un ricordo anche molto emotivo, ma poi la psicologia anche utilizzata da Nanni Moretti nei suoi film a me colpisce sempre. Questo è, a parte il fatto che mi fa piacere perché Moretti è un regista che io amo moltissimo, ma è veramente curioso perché sostanzialmente è un regista quasi sempre un po' generazionale. Infatti io mi ritrovo molto, siamo quasi coetanei io e Moretti, mi ritrovo molto nei suoi film. E il fatto comunque che possono interessare anche degli spettatori meno maturi, diciamo così, più giovani o giovani, come nel tuo caso, mi fa molto piacere. Sì, devo dire, mi piace veramente, rido con i suoi film, mi commuovo e quindi mi travolge quindi ti piace anche il suo umorismo, perché un'altra delle cose che fanno un po' da spartiacque per spettatori e spettatori è che il suo è un umorismo particolare, che a me fa ridere, però posso capire che a qualcuno non faccia ridere. Allora dobbiamo vedere un suo film insieme per ridere anche. Assolutamente. E allora andiamo anche a sentire proprio l'intervista a Nanni Moretti che ci spiega la genesi di questo film. Ho cominciato a girare Caro Diario senza rendermi conto che avevo appena iniziato a girare il mio nuovo film. Perché? Perché in realtà io volevo fare solamente un cortometraggio. Era agosto, ero a Roma, mi piaceva andarmene in giro in Vespa per la città e allora mi è venuto in mente di fare un filmino sulle mie passeggiate in Vespa per la città. Poi sono andato in proiezione per vedere il materiale girato e mi piaceva quel tono, c'era un'irresponsabilità, una leggerezza in quelle scene che avevo girato per un cortometraggio che non avrebbe visto quasi nessuno. C'era una leggerezza che mi piaceva e che mi volevo tenere stretta e farne un intero film. E mi sono messo a scrivere gli altri due capitoli, quello delle isole e quello in cui racconto la mia malattia. Poi il film stesso potrebbe chiamarsi isole, perché sono isole i quartieri di Roma in senso architettonico e come classi sociali, sono isole quelle dell'arcipelago delle Eolie, sono isole anche i medici nella terza parte, ognuno rinchiuso nella propria specializzazione. Ho deciso di raccontare la storia della mia malattia, del mio tumore, quando avevo individuato il tono che mi sembrava giusto per quel racconto. Cioè un tono semplice, una cronaca essenziale di un anno di diagnosi sbagliate, senza inventarmi nulla. Ecco, io ho cercato di non inventarmi niente, semplicemente ho scelto un tono, questo sì. E di Caro Diario abbiamo deciso di farvi vedere un momento del secondo episodio, Isole, dove Nanni Moretti, per fuggire dalla vita frenetica quotidiana, assieme all'amico Gerardo, che tra l'altro è un grande appassionato di televisione, come vedrete, decide di fare un giro per le Eolie, quindi Lipari, Salina, Licudi, Fidicudi, Stromboli. Vediamo. Benvenuti, scusami, benvenuti a Panarea. Da dove venite? Stromboli, che noia. Io sto preparando una bellissima festa in omaggio al cattivo gusto. Ci ho messo quasi un anno ad organizzarla. Helmut Berger ha detto che viene direttamente in mutande. E poi sabato ci sarà la festa della separazione per il mio divorzio. Lei organizza sempre cose di questo genere? Ah, il mio studio offre un po' di tutto, cocktail, cene d'affari, viaggi, ambientazioni. Posso trovarvi un elefante bianco per una cena esotica, o un fotografo sorprendente per un matrimonio, o un vatusso per animare una serata mondana. Idee, creatività, atmosfere, contatti. Arrivederci e grazie.
solitario, sono felice solo in mare, nel tragitto tra un'isola che ho appena lasciato e un'altra che devo ancora raggiungere. Ora siamo diretti ad Alicudi, l'isola più lontana, l'isola più selvaggia. Sono sicuro che lei è una di quelle persone contrarie alla trasmissione Chi l'ha vista. Vogliamo negare a Ulisse, dopo la caduta di Troia, il diritto di girovagare un po' per il mondo, fermandosi da Circe, da Calipso, da Nausicaa? Certamente no. Se lo facessimo, non avremmo l'Odissea. E contemporaneamente vogliamo negare il diritto ai familiari rimasti a Itaca di cercarlo? Ed ecco che Telemaco va in giro per le isole della Grecia a chiedere notizie di suo padre. E la domanda è: chi l'ha visto? Lasciamo ora la sala per parlare di una grande attrice che da molti critici cinematografici viene definita come Greta Garbo, la divina. Parliamo di Julie Andrews, che il 1 ottobre ha compiuto 85 anni, all'anagrafe Julie Elizabeth Wells, e ha ricevuto tantissimi premi, quindi una leggenda vivente. Ad esempio ricordiamo un Oscar, 5 Golden Globe, 2 Emmy per la televisione, 3 Grammy, 2 BAFTA ed è anche insignita nella prestigiosa onorificenza di Dama dell'Ordine dell'Impero Britannico. Una voce veramente portentosa di 4 ottave che tutti ci ricordiamo nei panni anche della Tata per antonomasia, quindi Mary Poppins, quando con uno schiocco di dita ha rivoluzionato la fantasia dei due fratellini, ma anche di tutti i bambini e di tutti gli adulti che poi hanno dentro di loro, poi quell'essere ancora bimbi. Il fanciullino pascoliano. Esattamente. Tra l'altro vediamo che l'anno scorso gli venne dato l'Oscar, il Leone d'Oro alla carriera a Venezia. Sì, tu hai parlato della voce e devo dire che lei comincia proprio come attrice dei musical, attrice Broadway, e la sua carriera ha una svolta, se possiamo dire, grazie ad un'ingiustizia. Perché? Perché lei interpretava Broadway My Fair Lady. Quando si decise di fare il film non venne scelta, normalmente invece era prassi che le attrici che interpretavano un musical a teatro lo interpretassero anche al cinema, nella trasposizione cinematografica. Invece al suo posto venne scelta Audrey Hepburn, che tra l'altro non sapeva cantare molto bene, tant'è vero che lei viene doppiata nelle parti musicali, ma era un'attrice famosa, aveva già interpretato Vacanze Romane, Sabrina, Colazione da Tiffany. Quindi scelsero lei. Non fece nemmeno tempo a Julie Andrews a pensare qualcosa di male, perché poche settimane dopo venne chiamata da Walt Disney proprio per il ruolo di Mary Poppins, che di fatto l'ha fatto trovare subito un posto nella storia del cinema, diventando un'attrice molto importante, uno status che lei poi ha confermato con un altro film subito dopo, che anch'esso ebbe un successo clamoroso, un altro film musicale, tutti insieme appassionatamente con Christopher Plummer. Mary Poppins è il suo primo film nel 1964, soltanto due anni dopo, nel 66, era l'attrice più pagata di Hollywood. Poi il matrimonio alla fine degli anni 60 con un grande regista, Blake Edwards, che è stato fondamentale per la sua carriera, perché le ha un po' tolto quella patina melensa, zuccherosa che le avevano creato un po' attorno, e la dirige in altro genere di film, nella commedia sexy 10, in un film dissacratorio come S.O.B., Son of Beach, dove addirittura appare in topless, e poi soprattutto in quello che è un po' il capolavoro interpretato da Julie Andrews, che è Victor Victoria, dove interpreta una donna che finge di essere un omosessuale che si esibisce come drag queen, e diciamo così che è, grazie a quel personaggio, ancora considerata un'icona nella comunità omosessuale internazionale. E allora direi a questo punto che potremmo vedere l'omaggio di Shining a Julie Andrews. Julie Andrews. Miss Julie Andrews, come the lovely Julie Andrews. Legendary Julie Andrews. Julie Andrews!
You can hear she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. She fills up every corner like she's born in black and white. Makes you feel warmer when you're trying to remember what you are. She likes to leave you hanging on a word. Suddenly I see, this is what I want to be. Suddenly I see, why the hell it means so much to me. Suddenly I see, this is what Non solo cinema, perché ci spostiamo ora anche a teatro con due produzioni, una del Teatro Nazionale di Genova e una del Teatro della Tosse, in scena fino a domenica 25. Al Modena di San Pier d'Arena ha debuttato per il Teatro Nazionale Tintarella di Luna, regia di Giorgio Gaglione, in cui si torna ad esplorare il mondo di Italo Calvino. Lo spettacolo si rifà in particolare alle Cosmocomiche, una raccolta di racconti fantastici che intrecciano ironia e scienza, narrando le avventure visionarie di una creatura mutante in perenne metamorfosi che ha vissuto o addirittura anche provocato nei secoli ogni evento della storia dal Big Bang ad oggi. Uno spettacolo quindi che intreccia danza, favola, arte, letteratura, e ne vediamo ora un momento, Dario, gentilmente concesso dal Teatro Nazionale di Genova. Giunge ad Ombrusa, città dove i palazzi hanno scale a chiocciola, incrostate di chiocciole marine, dove si cammina per le strade a piedi nudi, su tappeti di soffici garofani, dove i balconi esplodono di limoni odorosi, dove il cielo è colorato da aquiloni, dove, quando il forestiero è incerto tra due donne, può sempre incontrarne una terza, ancora più dolce e bella e calda. Già prima di vederla, avevo avuto il senso che qualcosa di indefinibile stesse per accadere. Diana scese e tutte le altre Diane la imitarono. Sparpagliate, si misero a scalare la montagna degli oggetti morti e quando arrivarono in cima, alzarono le braccia tutte insieme, i visi e i seni rivolti alla luna. E dal Teatro Nazionale di Genova passiamo al Teatro della Tosse, anche qui fino a domenica 25 ottobre. Va in scena uno spettacolo che possiamo considerare quasi un classico del teatro contemporaneo, mi riferisco ad Art, che la scrittrice francese Jasmine Reza scrisse nel 1994, che da allora è stato tradotto e rappresentato in più di 30 paesi in tutto il mondo. È una commedia che affronta il tema dell'amicizia attraverso tre uomini, partendo però da un assunto abbastanza curioso. Uno di loro, un appassionato di arte, per una cifra considerevole, compra un quadro, soltanto che questo quadro è un quadro tutto bianco. Gli amici sono lì a cercare di fargli capire come in realtà abbia speso un sacco di soldi per un quadro che è soltanto una tela bianca, ma lui no, lui si ostina a vederci qualcosa, sempre qualcosa e qualcosa di diverso a seconda dei giorni, a seconda dei momenti. E ne nasce una discussione molto ironica sullo stato dell'arte, che finirà per mettere quasi a dura prova l'amicizia tra i tre uomini. Sentiamo cosa dice su questo spettacolo il regista Emanuele Conte.
La metafora del quadro bianco è una specie di... è una metafora dell'equivoco, perché l'arte contemporanea forse certe volte si basa anche su un equivoco, il valore dell'arte contemporanea. Forse anche l'amicizia certe volte si basa su degli equivoci, su dei non detti, su delle piccole bugie, su degli equivoci. E in questo spettacolo, in questo testo di Yasmina Reza, forse questi equivoci vengono svelati e per un attimo sembra che l'amicizia possa distruggersi e possa svelarsi la verità, e questo distrugge l'amicizia. I rapporti di questi tre vecchi amici si incrociano, si incastrano l'uno dentro l'altro, fino poi a un finale che non so se leggere positivamente o negativamente, però in fondo è un po' la storia di tutte le amicizie, di tutti i rapporti interpersonali, che spesso si basano proprio su qualcosa di non detto, qualcosa di non reale. Io ho puntato molto su un allestimento che fosse un allestimento scenico, su una regia che desse valore al testo, perché il testo è veramente, oltre che divertente, una macchina da guerra, è perfetto, un testo, anche devo dire, anche la traduzione è perfettamente soddisfacente, e quindi abbiamo cercato di asciugare completamente l'allestimento, cioè togliendo tutto quello che era di naturalistico, di pratico, di oggetti mobili, e quindi è basato esclusivamente sugli attori che spesso, tra l'altro, fra loro quasi non interagiscono realmente. Questo dà, qualcuno ha detto al Festival di Asti, che dà una dimensione molto cinematografica della messa in scena, con un ritmo pazzesco, soprattutto grazie al fatto che gli attori hanno, i tre attori che interpretano questi tre amici sono attori che lavorano spesso assieme, quindi hanno una particolare intesa che sul palcoscenico è evidente, anche perché sono realmente amici nella vita, quindi è venuto fuori molto. Principalmente il teatro è rapporti, e quando una commedia raggiunge il suo obiettivo ed è perfetta, funziona in qualunque epoca, perché poi i rapporti sono sempre quelli fra gli esseri umani. E grazie al Teatro della Tosse che ci ha concesso questa opportunità, vi proponiamo l'inizio dello spettacolo. Il mio amico Serge ha comprato un quadro. È una tela di circa 1,60 m per 1,20 m, dipinta di bianco. Il fondo è bianco. E strizzando gli occhi si possono intravedere delle sottili striature diagonali, bianche. Il mio amico Serge è mio amico da molto tempo, è uno che ha fatto strada, è un dermatologo e ama l'arte. Lunedì sono andato a vedere il quadro che Serge aveva comprato sabato, ma su cui aveva messo gli occhi già da diversi mesi. È un quadro bianco, con delle striature bianche. Caro? 50.000? A 50.000? Antintono me lo riprende per 60.000? Antintono? Non so chi sia. Antintono, la galleria Antintono. Ma la galleria Antintono lo riprende per 60.000? No, no, non la galleria, lui, Antintono in persona, per sé. E perché non si è comprato Antintono? Perché quelli preferiscono vendere ai privati, bisogna che il mercato giri. Ah? Allora? Ma non guardarlo da lì, mettiti qui. Le vedi? Le linee. Ma com'è che si chiama il pittore? Andrios. Ma è famoso molto, molto. Beh, Serge, tu non puoi aver pagato questo quadro 50.000 euro. Ma caro mio, li vale tutti un Andrios? Tu non puoi aver pagato questo quadro 50.000 euro. Io lo sapevo che tu non avresti capito. Hai pagato questa merda 50.000 euro. E questo era Art. Adesso, prima di chiudere, ci occupiamo anche di musica, perché è cominciata la seconda edizione
del Genoa International Music Youth Festival, che è il primo festival internazionale giovanile, il primo festival di respiro internazionale giovanile che si svolge nella nostra città. È cominciato domenica scorsa con un concerto nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, un omaggio a Beethoven. Prossimi appuntamenti a fine novembre con una serie di concerti con artisti russi, il 9 dicembre un gala lirico, il 23 dicembre un concerto con un programma che unirà classica e rock. Il programma lo potete trovare su Facebook, ma intanto al riguardo sentiamo il direttore artistico Lorenzo Tazzieri e l'assessore alla formazione del Comune di Genova Giorgio Viale. Il Genoa International Music Youth Festival è un festival che esiste da 2 anni a Genova, è un festival creato insieme all'amministrazione comunale, all'assessorato alla cultura della città di Genova, ed è un festival che si occupa in particolar modo di connettere la città di Genova con altri paesi, altre nazioni. In particolare noi creiamo dei protocolli d'intesa con altri paesi, quindi con altri stati, che collegano proprio la nostra città attraverso la cultura con istituzioni artistiche ed istituzioni governative. Ci sono dei risultati molto importanti perché attraverso questi protocolli d'intesa che noi creiamo riusciamo a coprodurre degli spettacoli e quindi il nostro festival ha dei vantaggi sia artistici che economici molto importanti. In particolar modo siamo l'unico festival che è riuscito a raddoppiare il budget stanziato dall'amministrazione comunale proprio attraverso la rete di partenariato internazionale. Questo festival è molto importante, il Comune ha già finanziato la prima edizione e sta finanziando anche questa seconda edizione. Si tratta di un festival internazionale che però vede Genova al centro del mondo e in contatto con il mondo, un festival che non si ferma con il Covid come altre attività che si sono svolte nella nostra città, come ad esempio il Salone Nautico. Noi non ci siamo fermati, abbiamo deciso di continuare, di ripristinare questo contatto col mondo. Questo è un festival che è importante anche per il suo format, un format particolari che vede una grande capacità di attrarre sponsor e altre realtà dall'estero che vengono a conoscere la nostra città e quindi rientriamo veramente in quel campo di cultura che non è soltanto cultura ma anche sviluppo economico per la nostra città. E per questa puntata di Shining non solo cinema è tutto. Dario, grazie intanto per avermi riaccolta, mi sei mancato anche tu. Ah beh, allora questo è bene, dai, su. Per la prossima settimana ci sei? Assolutamente sì, e ringraziamento ovviamente va anche a voi che ci seguite, continuate a seguire il palinsesto New Signal. Ringraziamo anche Alessia Bonafini e Emanuele Monreale, vedi, nonostante l'età avanzata la memoria un pochettino funziona ancora. Che è anche un bravissimo cantautore, quindi seguite anche la costola di Eva il giovedì sera alle 21 perché dalla regia si sposta anche in studio. Attenzione, quante cose che si imparano vedendo Shining. E vedendo New Signal, mi raccomando, continuate a seguirci. Alla prossima settimana.